quello che non succede nelle pur poche 16 giornate per un campionato di seconda categoria a 10 squadre succede nella penultima, con il comprensorio Corace, capolista fin dalla prima giornata, che viene sconfitto nella trasferta di Le Castella per 3-2. È un risultato strano perché addirittura il comprensorio Corace all'81esimo si trovava in vantaggio con il gol di Gigliotta, ribaltando il gol di Mannolo per quanto riguarda l'amatore Le Castella. E poi nello spazio di 4 minuti nel finale Virelli e Astorino al 91esimo e al 95esimo ribaltano il punteggio e fanno vincere la propria squadra per 3-2 e facendo perdere al comprensorio Corace il primo posto ai danni del Pianopoli, un Pianopoli che se vince la propria partita contro l'Academy Strongoli 2-1, anche in questo caso un gol per il Pianopoli al 84esimo, quindi sul finale di gara, e quindi sul finale della gara si ribalta quella che era stata la classifica per tante giornate, o per tante poche giornate, come uso dire io da molto tempo a questa parte. Per quanto riguarda le altre partite, da segnalare le vittorie della Marmi sul Petronà, un Petronà che probabilmente ormai ha concluso la sua interesse per il campionato, essendo quart'ultimo e quindi dovendo giocare proprio contro la Maroni il play-out. L'altro play-out ormai, come sappiamo, non si disputerà tra la Polisportiva Palermiti e quella che dovrebbe essere l'Academy Strongoli, quint'ultima, ma in questo caso si giocano Academy Strongoli e Petronà il quart'ultimo e il quint'ultimo posto per vedere quella che dovesse poi giocarsi il play-out finale. Vince abbastanza facilmente di Casabona per lo Sport sul San Nicola Cartizio, ultima in classifica, per 5-1. E da segnalare in questi campionati di seconda e di terza categoria la presenza e il debutto di diversi arbitri giovani, ragazzi che hanno fatto la loro esperienza nei settori giovanili, alcuni, altri che addirittura vengono buttati nella mischia con alterne vicende, perché sappiamo bene che i ragazzi devono fare la loro esperienza, come suol dirsi, però obiettivamente dobbiamo anche segnalare che non possono fare l'esperienza ai danni delle società, perché poi rischiano di rovinare dei campionati. Alcuni si comportano bene, dimostrano di avere buone capacità, altri purtroppo troppo giovani risentono del clima delle partite. Bisognerebbe ricordare un pochettino anche a chi li manda che nelle categorie di seconda e di terza ci sono molti giocatori che hanno una grandissima esperienza, vastissima esperienza, hanno giocato in campionati superiori e che poi riescono a condizionare un ragazzo di 15, 16, 17 anni che trovandosi poi spaesato rischia di sbagliare per troppa pressione che gli viene messa sulle spalle. Bisognerebbe anche pensare a queste cose, come dico sempre io, bisogna pensare alla formazione dei gironi, non è possibile fare gironi da 10 squadre.